Un lutto purtroppo sconvolge il mondo della musica, è morto infatti il 6 maggio 2017, quindi ieri, a Bologna, Romano Trevisani. Era un chitarrista italiano molto famoso, principalmente per le sue collaborazioni con Gianna Nannini, con la quale suonò nel tour di Latin Lover, Vasco Rossi, Eugenio Finardi, La Bertè e Gli Stadio. Proprio con questi ultimi collaborò nell'EP. Nella realizzazione dell'EP Canzoni allo Stadio, partecipò ad alcuni concerti nel 88. Suonò nel tour di Eugenio Finardi nel 83, durante il quale fu registrato il CD dal vivo Strade. L'anno seguente registrò col cantautore milanese l'album Colpi di Fulmine. Collaborò poi dal vivo con Vasco Rossi, suonò e, per così dire, fu supervisionato con The Best of Italo Disco e The Maxim Im. Purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta, l'uomo purtroppo era nato, no scusate, non, si è spento. E da come si legge su Wikipedia, era nato a San Lazzaro di Savena il 20 febbraio del 53, si è spento ieri 6 maggio 2017. Personaggio davvero eclettico nel mondo della musica, un personaggio molto conosciuto, ripeto, nel mondo della musica, che purtroppo da come si legge su internet avrebbe deciso di farla finita. Non aggiungo altro, il video termina qua. Le informazioni che avete ascoltato sono state prese da Wikipedia, l'enciclopedia libera, pertanto prive di copyright e di conseguenza non mi assumo alcuna responsabilità penale e o civile di ciò che avete ascoltato perché è frutto di ciò che ho preso da Wikipedia, l'enciclopedia libera, che vi ho trasmesso attraverso l'ausilio della mia voce. Questo video assolutamente lede la privacy di Romano Trevisani, né della famiglia Trevisani, a cui va la mia più sentita vicinanza e a cui faccio le mie più sentite condoglianze per il drammatico momento che stanno attraversando. Il video termina qua, un saluto e Romano Trevisani riposa in pace. Amen.